Salve, benvenuti all'interno della cucina di Tenuta Donna Lavinia. Quest'oggi prepareremo un aperitivo. Nella fattispecie faremo degli ortaggi in pastella croccanti alla birra. Per 4 persone adopereremo 200 g di farina, 00, 200 g di fecola, del curcuma o del curry per aromatizzare, 250 g di birra, 10 g di acciuga, di filetti di acciuga di salate e un lievito, mezzo lievito di birra. Questi sono gli ingredienti per la pastella. Poi, per quanto riguarda gli ortaggi, avremo una zucchina, una carota, una melanzana, una mela verde e 200 g circa di cavolfiori, sale e pepe quanto basta. Allora, per fare un'ottima pastella, affinché il fritto riesca molto asciutto, croccante e dorato, il procedimento è il seguente. Misceliamo prima le farine, quindi la 00 e la fecola. Poi un pizzico di curcuma. Successivamente introduciamo il mezzo lievito di birra. Ovviamente per la pastella possiamo utilizzare anche il lievito di birra, però ricordatevi che c'è già la presenza del malto della birra che inseriremo dopo. Quindi, anche se non lo mettiamo, il risultato sarà comunque ottimale. Poi introduciamo l'acciuga, leggermente tritati. L'acciuga ci serve per dare la sapidità alla nostra pastella, visto e considerato che la maggior parte degli ortaggi hanno un sapore tendente al dolce. Poi mettiamo un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Mi raccomando, il pepe sempre macinato al momento, non utilizzate quel pepe già macinato che sa di chimico. In ultimo, questa è l'operazione più importante, stemperiamo con la birra ghiacciata, quindi facciamo la pastella. Ci sono diverse correnti di pensiero per quanto riguarda la pastella per friggere. C'è chi usa l'acqua gassata, c'è chi usa l'acqua semplice, c'è chi usa il ghiaccio perché magari può essere utile allo shock termico che dà nel momento in cui si va a friggere. Io preferisco utilizzare la birra perché dà un sapore di malto, no? Di orzo. E poi nello stesso tempo dà la possibilità alla pastella, nel momento in cui andiamo a friggere, di sviluppare meglio. Non solo, questo tipo di pastella ci dà la possibilità, nel momento in cui non possiamo friggere, al momento in cui dobbiamo servirla o mangiarla la pastella, ci dà la possibilità di prefriggerla e rimane comunque croccante e asciutta. Mettiamo un altro pizzico di curcuma. Curcuma che ci dà anche una bella nota di giallo, oltre che ha un buon sapore speziato, senza esagerare perché le spezie vanno sempre dosate. Ecco, come vedete, se calibriamo bene le dosi, se utilizziamo la ricetta, la pastella ci darà sempre lo stesso risultato. Un'altra operazione importante per la riuscita della pastella è la lievitazione. Subito dopo aver stemperato tutti i grumi che si formano all'interno della pastella, la dobbiamo mettere in un posto caldo affinché sviluppi leggermente. Mettiamo la pastella in un contenitore un po' più piccolo. Gli mettiamo della pellicola per fare in modo che non vada a finire del vapore all'interno della nostra pastella e la mettiamo in un posto caldo a lievitare. Allora, per una corretta riuscita della frittura, preriscaldiamo l'olio per friggere. La pastella, come vedete, ha raggiunto il doppio del volume. Gli ortaggi ben freddi e iniziamo con l'operazione della frittura.
introduciamo le zucchine. Introduciamo dei bastoncini di melanzana. Vedete come assume volume la pastella intorno. La motivazione per il quale la pastella deve essere croccante e asciutta, innanzitutto per una questione di consistenza, ma anche per una questione di sapore, perché se non dovesse essere croccante e asciutta vuol dire che ha assorbito dell'olio in frittura, quindi fate attenzione alla temperatura dell'olio, di non superare 130-140 gradi, ma di non stare neanche al di sotto. Una volta introdotti tutti gli ortaggi, iniziamo a girare, altra operazione fondamentale affinché la doratura sia omogenea. Nel momento in cui andate a introdurre le verdure all'interno della padella o della vostra friggitrice, fate attenzione che gli ortaggi non si toccano prima che entrino nell'olio, altrimenti si attaccheranno. Bene, iniziamo a scolare il nostro fritto. Panno asciutto. In questo modo noi possiamo friggere non solo gli ortaggi, ma pensate ad esempio a delle ricottine amalgamate con del formaggio, del pepe, dell'olio speziato, oppure dei fiori di zucca che sono diciamo il cruccio di tutti coloro che amano il fritto, che non riescono mai a fare una pastella bella croccante, dorata e asciutta. Immaginatevi ad esempio un fiore di zucca farcito con una pastella così croccante, vedete? Adesso introduciamo in ultimo le carote. Vedete, anche la semplice carota, cioè stiamo parlando di prodotti che hanno dei costi irrisori, ridicoli, la andiamo a impreziosire. Quindi il concetto, la filosofia deve essere sempre la stessa: prodotti poveri ma di qualità, impreziositi attraverso la preparazione. Bene, il nostro fritto è pronto, adesso provvediamo ad impiattarlo, quindi alterniamo i nostri ortaggi, la zucchina, la carota, la mela verde. Vi posso garantire che la mela verde con questo sistema ci dà un sapore acidulo e aspro veramente gradevole, con la dolcezza della pastella. Un'altra cosa importante che vi devo dire sulla pastella, qualcuno si starà chiedendo, ma il sale non lo ha aggiunto? Per quanto riguarda il fritto, soprattutto i pastellati, dobbiamo cercare di utilizzare il sale alla fine, quindi è importante l'operazione della salatura prima di fare la pastella. Quindi il motivo per il quale mettiamo l'acciuga sin dall'inizio della pastella è dovuto al fatto che dobbiamo spingere il sapore della pastella sin dalle prime fasi. Il motivo per il quale non si usa il sale alla fine è dovuto al fatto che se dovessimo mettere del sale dopo aver fritto e ci dovesse capitare di lasciarlo per qualche minuto in attesa che venisse servito, il fritto perde la sua consistenza e la sua croccantezza. Bene, il nostro fritto pastellato è pronto. Ricordatevi i punti salienti per una corretta frittura, quindi la birra deve essere ben ghiacciata, va messo il sale sin dall'inizio, non va messo dopo aver fritto, la temperatura dell'olio, gli ortaggi, la selezione degli ortaggi e tutto quello che serve per avere un buon fritto. Ricordatevi, il risultato del fritto, del buon fritto, deve essere dorato, croccante e asciutto. Per oggi è tutto dalla cucina di Tenuta da Nolavini e da me, Antonio Sgarra, è tutto. Ricordatevi che per delle ottime ricette non è necessario comprare prodotti di pregio, ma prodotti poveri ma di qualità. Arrivederci.